Roma. Roma Cesena. Aiutami tu. Io non ti dico niente, Roma. Ma stasera c'ho bisogno di te. E te quando vuoi ste cose le combini bene. Roma non farà stupida stasera. Non ti avevo mai visto dal vivo, forse un motivo c'è. Un motivo ci sarà, nel senso che io sono un po' come la Primula Rossa, prendo fuggo, specialmente qui a Milano, che vado vengo, insomma, sono venuto tante volte, sono venuto poi in questo bellissimo teatro, l'Arcimboldi, per le puntate di Zelig tanto tempo fa. L'altro anno invece mi sono goduto un lungo periodo, insomma, perché il teatro è molto grande, quindi è in relazione a quanti spettatori ha il teatro. Pensare che sia un lungo periodo per soddisfare una cittadinanza come quella milanese, e non solo, perché a Milano vengono anche tutte le persone che abitano intorno a Milano. È il famoso Interland milanese, come se fosse un'entità astratta. Quindi mi sono goduto il periodo più bello del teatro, tutto esaurito, insomma, l'altro anno con lo spettacolo Tutto suo padre. E quindi quest'anno abbiamo pensato bene di ritornarci. Torneremo quasi a fine stagione teatrale, a ridosso della primavera, ad aprile. Torneremo per un lungo periodo di 12 giorni, in un teatro, insomma, come questo, enorme. Voi da qui non lo potete vedere, io da qua invece lo posso vedere. L'unico vantaggio di stare da quest'altra parte della telecamera è quello di poter osservare. Il fondo è un teatro magnifico, insomma, dove torneremo con lo spettacolo Rugantino. Fai senti che quasi primavera, mannali meglio grigli per fa cri cri. Tu sei Rugantino? Ma non lo so se sono Rugantino. Sì, sì, sì. C'è una battuta dello spettacolo che Rugantino dice quasi a se stesso, dice: a Roma siamo un po' tutti Rugantini, tutti con la voglia di essere screpanti, di saperci fa. E non lo so, questa è forse la parte più bella dell'essere romani. Molto spesso i romani sono un po' troppo romani, no? Lo dico a vantaggio e a svantaggio dei miei concittadini. Credo che questo spettacolo sia innanzitutto un fiore all'occhiello della commedia musicale italiana. Non è uno spettacolo che parla soltanto di Roma, parla anche di maestranze italiane, che molte di queste non ci sono più. Basti pensare soltanto alla scenografia e ai costumi fatti dalla stessa persona, Giulio Coltellacci, grande architetto, grande costumista, che nel 62, alla prima messa in scena, fece un grande capolavoro, tornando da un'esperienza newyorkese fatta su commissione. Garinei e Giovannini gli dissero: vai a vedere e inventati una nuova scenografia, e lui inventò il doppio girevole. Quindi questo doppio girevole, che messo in varie situazioni, può far vedere al pubblico 18 quadri diversi completamente di una Roma che non esiste più, chiaramente una Roma del 1830, questo è il periodo in cui su per giù è ambientato Rugantino. E la storia poi è una storia di sempre, amore e morte, Eros e Thanatos. È una tragicommedia che tutti conoscono, ma è come dire, in questo posto, per esempio, dove si parla di opera lirica, è come fosse un'opera lirica, come andare a vedere l'Otello, la Ida, la Turandot e via dicendo. Per cui sono orgoglioso, insomma, I'm so proud. Sì, parliamo un po' inglese, perché poi alla fine di questa tournée milanese saremo pronti per imbarcare la scenografia e portarla a New York, per festeggiare i 50 anni della prima andata, cioè 50 anni fa, nel 1964, proprio con una nostra concittadina, Ornella Vanoni, lo spettacolo Rugantino toccò le sponde della città di Manhattan, quindi passò con la nave attraverso quei famosi, il fiume Hudson, per poi ormeggiare e arrivare al Teatro Hellinger, dove ebbe un successo clamoroso per un lungo mese. Ora quel teatro Hellinger è diventato una chiesa, e noi ne abbiamo trovato un altro, perché a Broadway non mancano certo i teatri, e quindi saremo al New York City Center con questo spettacolo rivisto e corretto, ma rivisto e corretto solo come forma di archeologia moderna. Non abbiamo toccato niente della vecchia messa in scena, la scenografia stessa è stata restaurata come si fa nei musei vaticani, insomma, come si fa in laboratorio. E perché la sceneggiatura, di questo si tratta, lo è poi diventata una sceneggiatura, è diventato anche un film, sempre fatto e interpretato da un vostro concittadino,
Adriano Celentano che poco di romano aveva, però che Dio lo perdoni per quella cosa là, per il resto è un dio anche lui. Però a prescindere questa visione campanilistica, lo spettacolo è fantastico, varrà il prezzo del biglietto, è raro di questi tempi che qualcosa valga il prezzo del biglietto, per cui insomma non... Hai detto tu, noi dobbiamo solo venirti a vedere. Sì, io credo che sia da non perdere, io non me lo perdo. No, neanche io, anche voi, grazie Enrico. Ciao.